La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che va dal 18 al 25 gennaio, è caratterizzata quest'anno dal ricordo del quinto centenario della Riforma protestante, che convenzionalmente viene indicata con la pubblicazione delle tesi di Martin Lutero, avvenuta il 31 ottobre 1517. Il percorso ecumenico, compiuto negli ultimi decenni, consente di guardare in modo più profondo a quell'avvenimento storico che riguarda sia la Chiesa cattolica che le chiese protestanti. Lutero, infatti, non intendeva in quel momento rompere l'unità della Chiesa, ma proporre una riforma della vita dei credenti perché rispondesse più profondamente alle esigenze del Vangelo. È un fatto però che, al di là delle intenzioni, non solo è stata infranta la comunione ecclesiale, ma nei decenni successivi lo scisma, insieme a interessi politici, scatenò in Europa guerre e violenze che macchiarono di sangue il continente e resero quella frattura ancora più lacerante, marcando differenze dottrinali insanabili. A cinque secoli di distanza, ringraziando Dio, si può guardare a quegli avvenimenti non solo con distacco, ma anche con il desiderio di imparare. Imparare per prima cosa a non ignorare la ricchezza e la complessità del nostro patrimonio di fede, che non deve mai essere ridotto a slogan da lanciare come sassi. A non dubitare mai della buona fede e del desiderio di conversione, che è necessario in ogni cammino di fede. Imparare che il cuore della fede è la relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. A respingere il male, la violenza, la faziosità. Tutte le confessioni cristiane si troveranno quest'anno a meditare attorno ad una espressione mutuata dalle Scritture: l'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione. Non tanto il nostro amore per Cristo, ma l'amore di Cristo per noi ci spinge a ricercare vie di sincera riconciliazione e di speranza, perché la riconciliazione, prima di essere uno sforzo dei credenti, è un dono di Dio. Le divergenze dottrinali rimangono e non è un buon servizio alla causa ecumenica sminuirle o addirittura negarle. La strada è piuttosto quella di una conversione sincera e sempre necessaria, camminando insieme in tutto ciò che è possibile condividere, a partire dall'amicizia, la conoscenza reciproca e la collaborazione nel servizio e nell'amore al prossimo.